In diretta dall'osservatorio urologico del professor Mario Monti, la bocciofila romana presenta Non bussare è aperto, ovvero la condizione dell'italico retto dopo l'avvento del governo tecnico. Eccolo qua, piccolo pony Maurizio Catalani, evviva, buongiorno! Piccolo? Piccolo pony. Maurizio Catalani. Sì, è rimasta impressa. Sì, foglia. Foglia caduta. Mi fa impazzire, mi piace una poesia che ho rivisitato anche con Andrea. Andrea Palle di Ferro e sì. nel linguaggio dei Pelle Rossa, evidentemente. Sì. Dunque, l'argomento è principe per lei, Catalani, questa mattina. Prendiamo spunto da un articolo di Federico Rampini da New York. Addio ai network, arriva la personal TV. Insomma, noi con lei abbiamo più di una volta argomentato la fine della TV generalista in favore di internet, ma sembra che qui i tempi si stiano fortemente accorciando, quantomeno da quello che apprendiamo dall'America, mio caro fraterno amico. Ma questo no, non credo. Non certo. Lo crede lei. Qui ci sono dati importanti però in merito. Ma per personal TV cosa si intende? Allora. Quella tramite internet? Bravo, aspetti, le dico quello che riporta... Tempi freschi ancora. Dunque, la televisione generalista è in crisi, dice, ma anche i canali tematici e i reality non godono di buona salute, perché oggi il nuovo fenomeno è internet, dove chiunque può scegliere, in qualsiasi momento della giornata, il programma preferito. Può piazzare le sue immagini e farle vedere al mondo, così ognuno di noi diventa produttore di se stesso. Ma andiamo ai dati. Sui siti come YouTube gli spot pubblicitari stanno crescendo al ritmo del 42% annuo. Questo è un fatto, mio caro dottor Catalani. Sì, ma ha dei costi ancora molto irrisori, cioè... Voglio dire, il problema della televisione è un problema duplice. Il primo problema grave è che secondo me la televisione generalista ha esaurito molte delle sue idee e nella ripetizione non giova. Quello che un tempo si diceva che ripetere giova, oggi non giova, anche perché le ripetizioni nel campo della televisione spesso sono peggiorative. Sì. Dall'altra parte la nascita di internet ha chiaramente sconvolto tutto. Se gli anni 50, 60, no, comunque, se dal XII al XVII, XVIII secolo la vera arte era la pittura, la scultura, poi è diventata la radio con l'avvento di Marconi, sì. E dopodiché è diventata la televisione. Prima il Oggi cinema anche. Prima il anche, cinema, sì, beh, sì. Certo, il cinema di passaggio, sì. Me lo sono dimenticato, è un'arte importante come la fotografia. Certo. Però sono, dal punto di vista della visualizzazione di massa, sono elementi maggioritari per i numeri, minoritari per la frequenza. Per quanto riguarda la televisione, quindi, come la radio è stata soppiantata dalla televisione, anche se poi oggi la radio ha un impulso maggiore rispetto alla televisione, cresce, mentre la televisione decresce, certo. Oggi nasce internet. Sì. Cosa accade? Che mentre prima erano le classi medie a dettare l'arte, come nella pittura, come nella scultura, come nella fotografia, come anche nella radio, perché Marconi è vero che aveva pochissimi anni, era giovanissimo quando dettò i primi fonogrammi tramite il telegrafo. Voglio dire, non mi veniva il nome di una cosa semplicissima. Ma è anche vero che nel corso del tempo, quando ci fu il primo esperimento, mi ricordo, per averlo letto, perché non ero nato, che insomma accese le luci in Australia da una nave, quello che fu tutto sconvolgente. Internet non è sconvolgente da questo punto di vista tecnologico, come è sconvolgente, come è stato sconvolgente la nascita del telegrafo, la nascita dei primi fonogrammi, la nascita della radio, è sconvolgente dal punto di vista della massa giovanile. Sì. Che accade? Che per la prima volta forse sono proprio i giovani a dettare le frequenze future, le frequenze come intrattenimento future, mentre prima era la classe media. Non esisteva Michelangelo Buonarroti se non ci fossero stati i grandi papi, non esisteva la scultura del Bernini se non fosse stata commissionata, non esistevano scuole come quella, non so, del XVI secolo, che è talmente vasta, per cui ha cambiato al modo di fare l'arte, con Caravaggio, con Pinturicchio, col Mantegna e via dicendo, fino ad arrivare ai giorni nostri. E i giorni nostri è stato sconvolto dalla televisione, ma siamo sempre stati noi, i quarantenni, i cinquantenni a sconvolgere. Oggi sono i giovani. Allora, premono i giovani. Fino a che punto i giovani però possono oggi condizionare il mercato economico? Mentre un tempo il mercato economico, in tutte le sue evoluzioni,
direzione artistica era considerato evolutivo dal punto di vista generale proprio grazie al fatto che chi dettava l'economia era chi era in possesso dell'economia. Oggi i giovani non sono ancora in possesso dell'economia, anzi vengono schiacciati dalla stessa. Lo sfogo di internet è uno sfogo molto importante e lo dimostra il fatto che in parecchi giovani all'età di 16, 17, 18 anni non guardano la televisione ma usano internet, e quando vengono chiamati a prendere una vita nuova, entrare in una casa loro con la propria compagna o compagno di vita, molto spesso, mentre prima si comprava il televisore, un discorso che siamo già fatti, oggi la prima cosa che entra è il computer. Quindi forse saranno i giovani che saranno maturi domani, i quarantenni di domani, a dettare la morte della televisione, che comunque non morirà mai, perché ricordatevi che una cosa lo streaming, una cosa è il grande mezzo di diffusione mondiale, l'ha dimostrato proprio 3 giorni fa il Super Bowl, 111 milioni di persone, sono tante per un evento singolo, sono tantissime. Quindi secondo me è di là da venire la morte della televisione generalista, solo c'è un piccolo problema: quelli di 40, 50, 60 anni che la fanno dovrebbero cercare di non accelerarne l'evento. E anche questo è vero, perché certamente gli stai accorciando la vita con quello, che Catalani ha detto prima, vale a dire la ripetizione di alcuni concetti, a volte giovava, oggi non giova più. Anche basta vedere che l'esplosione del mondo del reality, io ricordo quando insieme a Gregorio Paolini e a Freccero su Rai 2 e a una serie di persone, insomma, nacque questo primo reality, anche se registrato, del quale venni chiamato a fare la regia, venendo io dall'esperienza di Scherzi a Parte, perché era tutto fatto in una villa sulla Flaminia, e fu il primo reality che si scontrò contro Lisa di Rivombrosa, che fu un grande successo sul Canale 5, e che quindi ebbe su Rai 2 non ascolti eccezionali, ma aprì quella porta che poi già aveva aperto il Grande Fratello in Europa e sbarcò il Grande Fratello qui, per cui si pensò che reality fosse la nuova panacea. Oggi che reality ha scocciato, perché non è più una panacea, anzi è spesso una fonte di spesa e non di reddito per quanto riguarda le televisioni, io non so cosa ci si potrà inventare, perché fondamentalmente credo che la televisione sia stata inventata. Il problema fondamentale del reality è che reality ha ucciso quella che è la forma artistica ad personam. Mentre prima dal teatrino della Baraconda, quanto dal Volturno, quanto dall'Ambra Iovinelli, quanto dai teatrini scacciati di Napoli nascevano Totò, De Filippo, nasceva Fabrizi, Panelli, Lavalori e quant'altro, oggi i nuovi volti spesso e volentieri nascono dai reality, e quindi non c'è arte subliminata dall'eleganza del sapere tramite le esperienze di tutti i tipi, ma c'è il gettito continuo come in una vasca da bagno dove continui a buttare dell'acqua, e se è sporca continua a essere sporca se non stappi. Quindi o si stappano i reality e si torna alle vecchie forme di arte, si torna a scrivere, o altrimenti la televisione morirà su se stessa, su questo non c'è dubbio. Però io voglio continuare a confrontarmi con lei su questo tema, perché? Perché oramai c'è una divisione netta fra coloro i quali fanno televisione e o fruiscono di televisione in internet e tutto il resto. E lei ha ragione quando dice che la televisione sopravviverà a se stessa in virtù di fasce anagrafiche che la terranno in vita. Quali sono quelle fasce anagrafiche che la terranno in vita? Beh, sono la quelli che stanno che oggi hanno 40 anni e ancora fruiscono della televisione, soprattutto dal punto di vista delle immagini particolari, cioè dei grandi eventi sportivi. No, aspetti un attimo, voglio completare. Allora, perché il discorso quaglia. Coloro i quali daranno luogo al grande cambiamento sono questi giovani che da adulti si porteranno dietro i giovani che sono cresciuti con loro. Quindi lì ci sarà veramente il definitivo cambiamento. E poi questo avverrà quando ci sarà il riposizionamento di quelle classi âgées che oggi si mettono a vedere talent show della De Filippi e mantengono in vita ancora un certo tipo di televisione, e a quel punto loro non ci saranno più. Quindi io credo che lì ci sarà il tratto definitivo di un cambiamento. Poi sarà da vedere in quanti anni questo avverrà. Ma sì, questa, perché c'è anche un problema tecnologico, voglio dire, oggi l'internet TV è ancora in streaming, è ancora difficile da vedere, è ancora difficile da prendere ovunque, cioè una cosa è mettere un'antenna, è una cosa è cercare di collegarsi in wifi in un altro modo. Cioè, c'è anche la grande ignoranza in merito. Secondo me ci sono ancora 10-15 anni buoni, se non 20, di televisione. Tutto è possibile che anche la televisione rinasca se chi fa televisione, ma non parlo di televisionari come me, ma di chi la produce, cioè di chi ha l'idea di produrre,
inizi a ricercare un'altra volta la fase autorale. Oggi l'autore spesso e volentieri è preso per corroborare un format, sì, non per scriverlo. Sì, sì. Quando saranno presi dei personaggi, e ce ne sono ancora pochi, pochissimi, ma qualcuno ce n'è, e sono buttati lì, io voglio dire, come esempio, l'altro ieri mi ha chiamato Tiberio Timperi, del, sì, quale sono amico da 30 anni, dicendomi che ieri sera sarebbe andato in onda con questo Socrate. Sì. E l'idea non è assolutamente brutta, la difficoltà è mandarla in onda in una TV generalista che non ti permette assolutamente sfoghi di quel tipo. E cosa intendo? Cioè, portare il genio in TV, la consapevolezza dell'essere importante per la società in televisione, cercare di modularlo attraverso una prima serata, non è in questo momento facile. Mentre prima noi eravamo abituati a Non è mai troppo tardi o all'Approdo, che insomma sono stati dei momenti drammatici di televisione, ma facevano parte della, sì, televisione, sì, ed erano una forma di insegnamento corroborativo da parte di chi parlava in TV e da parte di chi ascoltava dall'altra parte. Oggi tutto questo insegnamento non esiste, perché l'insegnamento è facile: vado al Grande Fratello, mi trombo la figa del gruppo, sì, e improvvisamente poi per 7 mesi faccio le discoteche, guadagno 1 milione di euro e ho sistemato la mia vita. Anche questo è finito, voglio dire, nessuno si immaginava che sarebbe finito il Grande Fratello o Amici, perché gli ultimi usciti da Amici che hanno avuto realmente grandi successi sono di 2-3 anni fa. Sì. Tutto questo sta finendo, però dall'altra parte non puoi certo pensare di ricominciare con Socrate, anche se, ripeto, l'idea è buona, il temperamento della stessa è sicuramente essenziale. Lei mi porta a una domanda che mi proprio è secca: e da dove bisognerebbe ricominciare? Dagli autori. Assolutamente. Cioè, la televisione, come il teatro, come il cinema, non può fare a meno degli autori. Gli autori, cioè, il varietà in Italia, se non fossero nati Garinè e Giovannini, non sarebbe esistito. Certo. Quindi è nato da 2 autori. La televisione ha avuto Terzoli e Vaime, la televisione ha avuto Marcello Marchesi, certo, la televisione ha avuto autori, personaggi, Chiosso e via dicendo, certo, ma anche gli autori nel cinema. Come il cinema, come no? Certo, come il cinema, certo, come la canzone. Certo, sì, sì, voglio, sì, dire, sì, gli autori sono fondamentali. Gli autori sono stati massacrati, perché il massacro da cosa è avvenuto? È avvenuto dai reality e soprattutto è avvenuto tramite il fatto che l'autore non è più chiamato a fare un programma o a inventarselo, a meno che non sei il figlio di, o l'amico di, o l'amante di, ma sei chiamato a sistemare il format che è andato bene in America, sì, per, sì, l'Italia. Sì, e sì, che, sì, succede? Che non sei più un autore, sei un falegname, con tutto il rispetto per i falegnami, dei quali non è con rispetto di più, perché sono, certo, gli ultimi portatori, certo, d'arte, certo, a quanto, certo, pare, di questo mondo. Però voglio dire, il falegname spesso prende e fa su un disegno di un architetto. Ecco, ti danno già il disegno fatto e tu lo devi sistemare per l'Italia. Dici: in Italia cosa fa il barocco? Bene, io ti do un mobile moderno, rendimelo barocco. E ci sono tentativi grossolani a volte di renderlo barocco, e questo chiaramente poi alla fine si vede, esce fuori. E tant'è vero che è uscito fuori Il mestiere dello scalettatore, che è l'autore principe, spesso e volentieri, una trasmissione televisiva, ed è colui che mette in scaletta, vale a dire ti prepara lo schema di quello che poi il regista e l'autore stesso e il conduttore manderà in trasmissione. Ed è tutto molto troppo schematico, poco lasciato alla base della fantasia, e senza la fantasia muore ogni forma d'arte. Ovviamente il quale autore poi, se non soggiace a questi diktat, non lavora, e l'autore poi, certo, deve adeguarsi, perché deve lavorare, evidentemente. Ecco, voglio dire, quando nel 2000 e qualche cosa, inizi del 2000, tale Maccario, che proveniva dalla McCann, credo, o da un advertising, insomma, di pubblicità, fu chiamato a fare il capo struttura su Rai 1, creò una serra creativa. Questa serra creativa come nacque morì, perché praticamente non c'erano dei mezzi, ma non c'era poi la volontà di mandarla avanti. Quella fu un'idea mal perseguita, ma fu un'idea, nel senso che un po' di autori dovevano stare lì a inventarsi dei nuovi programmi per la RAI. E purtroppo poi è morta. Oggi io, devo dire la sincera verità, di autori che conosco bravi non ce ne sono molti. Se questi fossero catturati da una grande società di produzione o dalla RAI stessa, sì, che adesso sembra voglia produrre in proprio, dalla RAI stessa, e messi lì anche per un anno, pagati
a chiudere dei programmi e a tentare di mandarli in onda, forse sarebbe un primo grande tentativo di rifar nascere. Lo sa che se la RAI si convincerà e otterrà di produrre in proprio, sarà la grande svolta. Lei questo lo sa meglio di me. Non lo so, perché dipende, perché se tu produci in proprio, la RAI ha grande maestranza, ha grandi poteri tecnici, a quello mi riferisco, però anche non autori. È di fantasia, bisogna vedere se poi tu porti un programma alla televisione come autore, non te lo bocciano per principio.